siamo giunti alla trattazione di Giovanni 13 e leggiamo i primi 20 versetti. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto mondo, e voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete mondi». Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Sono dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura: colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me, chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». Chi ritrova il proprio io e agisce ascoltando la sua voce si pone al servizio dell'umanità. Questo significa aiutarla a evolvere. Il cambiamento avviene dalla base, come l'albero esprime il proprio frutto secondo la qualità delle proprie radici. Così Gesù Cristo simbolicamente purifica i piedi, aiuta a modificare ciò che ci radica nella realtà, permettendo un cambio globale di coscienza. Versetti 21-30. Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di, chi è colui a cui si riferisce?» Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose allora Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare, fallo al più presto». Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda alla cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì ed era notte. Ho detto in precedenza come la tradizione egizia ebraica riconosca 12 personalità nell'essere umano e una di queste sia il diavolo, il separatore. È una caratteristica che appartiene a ogni essere umano e può manifestarsi in un qualsiasi momento, ovvero quando viene alimentata dall'esterno. Quando subentra, agiamo per impulso e gli usci subito, perché si entra nella propria oscura notte dell'anima. Tra queste 12 personalità c'è anche l'amore, il discepolo che amava, che agisce per intuito nella luce. È quando si agisce col cuore, che rappresenta l'unità. Gesù Cristo lo invita a compiere la sua missione, lo scopo per il quale si è incarnato,
ovvero rendersi il traditore del Cristo, missione sostenuta solamente da un'anima potente. Versetti 31-35. Quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Il nostro io, il divino, si manifesta nel momento presente perché è l'unico modo per comprenderlo. È così che si può amare gli altri perché si comprende che è l'unica via di realizzazione, è esattamente ciò che il nostro essere è. Divino, amore incondizionato. Il ti amo perché esisti. Da questo tipo di amore si comprende che si sta vivendo il proprio io. Versetti 36-38. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado per ora, tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterà il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Qui Gesù Cristo richiama Pietro all'insegnamento precedente sul tradimento di Giuda.